Affrontiamo quindi più nel dettaglio alcuni temi della riflessione di Benjamin, di cui abbiamo visto i tratti generali nella scorsa lezione. Allora, innanzitutto Benjamin, in un giovanile saggio sulla lingua in generale, sulla lingua degli uomini, sottolinea quella che, se vogliamo, è una sua prospettiva, storica interessante, a partire da quella che è la tradizione biblica, che, come dicevo, Benjamin conosceva molto bene, era, in particolare, aveva, approfondito, la propria appartenenza all'ebraismo attraverso la conoscenza, la frequentazione di Gershom Scholem, un grande studioso soprattutto della mistica cabalistica, uno dei più grandi rabbini della Germania, diciamo, nell'epoca pre-nazista. Secondo Benjamin, in realtà, appunto, l'uomo in generale vive in una condizione di estraniazione rispetto al mondo, è come se l'uomo fosse straniero rispetto al mondo, non lo potesse comprendere nella sua pienezza, nella sua totalità, a causa essenzialmente del peccato originale, cioè esiste una lingua originaria che è la lingua di Dio, la lingua con cui Dio crea il mondo in una perfetta coesione tra linguaggio e significato, tra realtà e linguaggio. Se ricordate nel Genesi, in realtà Dio crea il mondo attraverso la parola, quindi una parola che crea è una parola che dà significato, è una parola che coincide perfettamente con la cosa. Invece poi questa totale sintonia tra linguaggio e realtà si è persa con il peccato originale, da qui sono nate le lingue degli uomini, la Babele delle lingue, che di fatto sono semplicemente strumenti convenzionali di comunicazione che non hanno alcun rapporto essenziale con le cose. E per questo è come se il linguaggio umano, e quindi tutto ciò che l'uomo fa in dipendenza da questo linguaggio, non fosse in grado di comprendere totalmente la realtà, ma semplicemente di alludere alla realtà. Ecco allora che, a partire da questo discorso sul linguaggio, Benjamin approda a una riflessione sull'arte, una riflessione che trova la sua prima concretizzazione proprio nell'opera Il dramma barocco tedesco, con cui Benjamin cerca di ottenere la sperata cattedra universitaria a Berlino, cosa che non avverrà. In quest'opera Benjamin si occupa appunto del dramma barocco tedesco, cioè del Trauerspiel. Ovvero di una forma letteraria sorta in epoca barocca in Germania, non un'opera, non una forma letteraria particolarmente riuscita, particolarmente famosa, ma proprio per questo, secondo Benjamin, che mostra in maniera più trasparente quello che è in gioco all'interno della forma artistica. Essenzialmente Benjamin distingue in questo saggio due tipi di arte, l'arte che lui chiama allegorica e che considera la vera arte, quella che davvero trasmette quello che dovrebbe essere il messaggio dell'arte, ovvero un messaggio non pacificante, un messaggio che segnala come l'uomo, pur cercando continuamente di carpire attraverso l'opera d'arte, attraverso il linguaggio artistico e attraverso il linguaggio verbale, la realtà, tuttavia, debba lasciare dentro questa realtà degli aspetti irrisolti, delle questioni ancora, per così dire, da chiarire, e come invece sia falso, quella falsa in qualche misura, non del tutto artistica, quell'arte che invece mostra in maniera pacificante la realtà come se tutto collimasse, come se tutto fosse organizzato, organico, armonico. E infatti, appunto, la distinzione che Benjamin fa è quella tra arte simbolica, che è l'arte, per così dire, finta e che spesso tende a dominare nelle diverse epoche. Simbolo letteralmente significa gettare tutto assieme. Quindi l'arte simbolica è quell'arte che si illude di poter parlare della realtà come se la realtà fosse armonia, organicità, come se fosse possibile esprimere totalmente il senso della realtà, diciamo, in un'unica formula. Mentre l'arte allegorica, letteralmente allegoria significa dire altro. È come se riuscisse nelle sue forme ad alludere a qualcosa di non risolto, di non pacificato, quindi a superare quella illusoria immagine armoniosa del mondo che è di fatto fittizia. Può
derivando dalla stessa spinta, dallo stesso incanto, cioè dal tentativo di dare ordine alla realtà, però l'arte allegorica è come se lasciasse qualcosa di non detto, è come se alludesse sempre a qualcosa che non si può dire, che non si riesce a dire, che per così dire opera uno scarto rispetto all'armonia della realtà. Tant'è vero che Benjamin riconosce proprio l'arte allegorica, in particolare nell'arte barocca, più in generale, non solo nel dramma barocco tedesco. L'arte barocca rispetto all'arte classica non è armonia di forma e contenuto, ma è in realtà mostra nelle sue forme una certa esagerazione, eccentricità, l'ellisse rispetto al cerchio, l'iperbole come figura retorica caratteristica, per così dire anche tutta la eccessiva presenza di ornamento. Tutto questo, secondo Benjamin, segnala come l'arte si renda conto, l'arte veramente allegorica si renda conto di dover, per così dire, continuamente aggiungere significati perché non si riesce a dire tutto e perché non è possibile armonizzare tutti i significati appunto in un simbolo, cioè in una visione armonica. Ma occorra segnalare il caos, la negatività persistente all'interno della realtà. E quindi, in qualche modo, l'arte che denuncia l'impossibilità di riorganizzare il mondo in maniera armonica, cioè l'arte allegorica, è un'arte più vera di altri tipi di arte. Molto spesso, ecco, questa allegoricità dell'arte non emerge nelle forme più compiute o quelle considerate i capolavori di un'epoca, ma emerge invece in forme artistiche in qualche modo meno celebri, come è il caso del dramma barocco tedesco. Ora, questo discorso sull'arte si intreccia poi con il discorso che Benjamin porta avanti sulla modernità. Di fatto, tutto il discorso sull'arte, na che nasce dalla riflessione sul linguaggio, è un discorso che ancora una volta sottolinea come l'uomo sia in una condizione di alienazione rispetto al mondo, è come se l'uomo non fosse perfettamente integrato nel mondo. Questo accade in particolare nella modernità. La modernità per Benjamin è proprio l'epoca in cui si esprime in maniera più acuta l'alienazione dell'uomo rispetto al mondo, nei confronti delle cose, è come se l'uomo si muovesse da estraneo all'interno della realtà e non riuscisse a trovare una propria armonia con la realtà. In questo senso Benjamin analizza in particolare l'opera di quello che lui considera l'artista moderno per eccellenza, cioè Charles Baudelaire. Benjamin, non è un caso che si fosse occupato anche del linguaggio sin dalla giovane età, Benjamin conosceva ad esempio molto bene il francese e traduce anche Baudelaire dal francese al tedesco, quindi conosce bene quello che è la difficoltà, ad esempio, di tradurre una lingua in un'altra, la difficoltà proprio di cogliere le cose attraverso il linguaggio, come se la nostra lingua fosse sempre qualcosa di straniero in fondo rispetto alle cose. Ecco, al di là della questione della traduzione, Baudelaire appare come l'artista moderno per eccellenza, nel senso che esprime nelle sue poesie lo shock dell'uomo contemporaneo di fronte alle nuove dimensioni della modernità, in particolare lo shock del contatto con la folla cittadina e con la città moderna in genere, con le luci, le merci, e questa proprio estraneità rispetto a questo nuovo mondo. Non è un caso che Benjamin, oltre a occuparsi nello specifico di Baudelaire, traducendolo ma anche scrivendo dei saggi su di lui, si occupi più nello specifico anche di quello che se vogliamo è l'ambiente in cui l'arte di Baudelaire nasce e si sviluppa, cioè la città di Parigi. Per Benjamin, Parigi è l'emblema della città moderna e proprio per questo rappresenta anche una sorta di laboratorio in cui è possibile vedere in tutto e per tutto questa alienazione dell'uomo moderno. Ancora una volta Benjamin, nei testi dedicati a Parigi, che sono tantissimi, sono proprio una massa di appunti enorme, confezionata tra la fine degli anni 20 e la morte, che sono poi stati raccolti nei cosiddetti Passagen Werk, cioè i passage, in genere tradotto così in italiano, testimonia come la città di Parigi, nella sua evoluzione, rappresenti proprio appieno la società moderna. Il titolo di quest'opera, Passagen Werk, dice
discende proprio dall'analisi che Benjamin fa, ancora una volta, di un aspetto minuto della società parigi, della città di Parigi, che apparentemente può passare inosservato o non sembrare così importante per leggere la civiltà moderna, ma che in realtà diventa un po' uno degli, potremmo dire, delle chiavi d'accesso a questa modernità, così come lo diventano all'interno dei passage delle figure anche umane che si aggirano per la Parigi di fine Ottocento, dal dandy al cosiddetto flaneur, cioè colui che passeggia per la città senza uno scopo vero e proprio, ma semplicemente guardando la città che vive, alla figura della prostituta. Ecco, cosa sono nella fattispecie i passage? I passage sono, come vi accennavo nella precedente lezione, delle gallerie, le gallerie commerciali, le gallerie sotto, quindi le gallerie coperte sotto cui si ha l'infilata di negozi. Ecco, per Benjamin rappresentano proprio la modalità con cui la società delle merci e del consumo si manifesta apertamente. Sono il trionfo della merce, il trionfo della merce che si mostra non nella sua derivazione dal lavoro, ma come qualcosa che si produce da sé, il feticismo delle merci. L'uomo moderno è sommerso dalle merci che e nel loro consumo, dimenticando che dietro c'è il lavoro dell'uomo che le ha prodotte, il lavoro, la fatica dell'uomo, e quindi dimenticando completamente la cognizione che dietro ci sono dei rapporti di sfruttamento capitalistico. Questo, ripeto, è solo uno degli aspetti della grande indagine su Parigi che Benjamin porta avanti, ma in tutta questa analisi, se da un lato si evince proprio il disagio dell'uomo contemporaneo in questa immane raccolta di merci che è la città contemporanea, se si vede nella città di Parigi l'emblema anche di questo capitalismo avanzato che si manifesta ad esempio non solo nei passage, ma un altro oggetto di analisi di Benjamin è ad esempio l'esperienza dell'Esposizione Universale del 1899, che è un altro modo di manifestarsi del capitalismo nella città moderna, accanto, diciamo così, a tutti questi aspetti di deterioramento del rapporto dell'uomo col mondo e di difficoltà di integrazione tra sé e il proprio mondo che l'uomo contemporaneo, e nella fattispecie soprattutto Baudelaire, avverte. C'è anche la possibilità però di vedere, secondo Benjamin, qualcosa di positivo, cioè la scissione dell'uomo dal mondo nella modernità ha anche, se vogliamo, un lato positivo, cioè la possibilità di rendersi conto delle storture di questo mondo. Il distacco che si crea consente anche di non omologarsi completamente a questo mondo e quindi di avvertire l'esigenza anche di un cambiamento. Un cambiamento che, come dicevo, non deve necessariamente, secondo Benjamin, avvenire a partire dalla struttura economica, ma che può essere anche portato avanti, segnalato proprio dalle forme artistiche, ad esempio, che segnalano la dissonanza, la dicotomia tra l'uomo e il mondo.